Buonasera e bentrovati a Linea Mondo. La notizia è che la Grecia ha un nuovo governo. Antonio Samaras sta prestando giuramento come 185esimo primo ministro della Grecia davanti all'arcivescovo Hieronymus e al presidente Grecos Papoulias. Nasce così quindi dopo il voto di domenica scorsa il nuovo esecutivo presieduto dal leader del partito conservatore Nuova Democrazia, che comprenderà i conservatori e i socialisti del PASOK. Il leader del PASOK ha già anticipato che i ministri in quota al suo partito saranno scelti tra tecnici e personalità fuori dal Parlamento. Noi parliamo di tutto questo in studio con Paolo Guerrieri, presidente del Forum Economia del Partito Democratico, buonasera, Buonasera. e con Teodoro Andreadis Singellakis, che è corrispondente della TV Greca Alfa, buonasera. Buonasera a voi. Allora, quindi abbiamo un nuovo governo, ha detto in mattinata il leader del partito socialista Evangelos Venizelos, che ha annunciato appunto la nascita di un esecutivo formato dall'alleanza tra Nuova Democrazia, PASOK e Sinistra Democratica. Vediamo. Hieronymus, ho Che αυτό το μήνυμα θα μεταφερθεί αύριο στο Eurogroup από τον καθηγητή κύριο Ζανιά, που θα μετάσχει ως απερχόμενος Υπουργός Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά αναλαμβάνουν αναλογικά φυσικά το βάρος της εθνικής συνευθύνης για την αναθεώρηση της Δανειακής Σύμβασης και την οριστική υπέρβαση της κρίσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να ζητήσουμε, πώς, από ποιον και ετοιμαζόμαστε για το σκοπό αυτό, γιατί αυτό είναι το εθνικό μας. Allora, inevitabilmente chiedo a Teodoro Andreadis che ne pensa della formazione di questo nuovo governo. Ma è sicuramente una soluzione, come scrivevo anche oggi sull'Unità, è una sfida perché è un governo a maggioranza conservatrice con un programma tendenzialmente dovrebbe essere di sinistra, perché se no soprattutto la sinistra democratica non entra. E bisognerà vedere come andrà questa coabitazione. E bisognerà vedere cosa concederà l'Europa. Si vede che non c'erano delle frontiere così nette come si pensava, euro sì, euro no, uscita, rimanere nell'euro, perché Nuova Democrazia, il centrodestra, ma anche il PASOK, i socialisti, parlano chiaramente, l'abbiamo sentito, di rinegoziazione, quindi non era accettiamo com'è i memorandum oppure li cambiamo totalmente come era stata presentata l'opposizione centrodestra, Syriza, sinistra. E soprattutto bisognerà vedere se il centrodestra ad alcuni suoi punti programmatici nodali, come quello dell'espulsione degli immigrati clandestini di cui aveva parlato in campagna elettorale, ci rinuncerà, perché se no penso che Sinistra Democratica e parte del PASOK non continuerebbero a stare nel governo. Allora, volevo anche commentare Alba Dorata che ha avuto un risultato più o meno equivalente a quello di prima. Sì, è un risultato, ahimè, abbastanza importante. C'è stato questo cortocircuito mediatico. All'inizio avevamo pensato a questo schiaffo che aveva dato il responsabile stampa, portavoce di Alba Dorata, Elias Cassiglaris, due deputati di sinistra, avrebbe fatto calare le percentuali del partito. Così non è stato. Da quel momento i miei colleghi mi hanno detto che le percentuali sono iniziate a salire. E a questo punto addirittura c'è stato il capo del partito Michaloliakos, un ex generale filo golpista dei colonnelli, che ha proposto Cassiglaris, l'uomo degli schiaffi, come vicepresidente della Camera. Questo non succederà perché tutti gli altri partiti hanno detto di no. Speriamo che con il superamento, l'argine alla crisi, anche Alba Dorata possa diminuire le sue percentuali. Certo, c'è una cosa per essere onesti. La sinistra in Grecia, il centrosinistra, ma non solo in Grecia, deve trovare un equilibrio tra solidarietà agli immigrati e legalità per quel che riguarda l'immigrazione clandestina, nel senso non ci possono essere delle zone di Atene, delle piazze centrali dove si spaccia la droga quasi 24 ore su 24, questo è un problema. Allora, quindi professor Guerrieri, tutte le forze di governo sono greche, favorevoli a rimanere nell'Eurozona, ma giustamente, come diceva Teodoro Andreadis, una cosa importante è la necessità di rinegoziare. Lei che ne pensa? Penso che sarà così, penso che si aprirà un negoziato per ridefinire questo famoso memorandum di cui abbiamo sentito così e abbiamo parlato, anche per una ragione molto
se si vuole, banale. Il memorandum è già di per sé inapplicabile, nel senso che proprio per quello che è avvenuto in queste ultime settimane, gli andamenti economici in Grecia e in Europa fanno capire che quello è già un accordo, come si dice, vecchio e quindi va ridefinito. A questo punto ci si può aspettare ovviamente che soprattutto su due piani, quello dei tempi di aggiustamento, costi di aggiustamento e modalità, si possa rivedere in maniera più o meno significativa, e qui credo che poi anche la Germania assumerà una posizione più cooperativa. Il vero problema è un altro, che non è e non sta più oggi in questo negoziato il futuro, la possibilità di futuro dell'euro. Il futuro dell'euro si gioca in Spagna e si gioca su quello che si riuscirà a fare per il sistema delle banche spagnolo, perché è questo tipo. È un'evoluzione, quindi non è più la Grecia il primo pensiero. Esattamente, e quindi anche la Grecia, diciamo, anche questo negoziato potrà o meno essere, diciamo, significativo, potrà o meno modificarsi, ma in realtà la possibilità poi che la Grecia rimanga, si rilanci, rimanga nell'euro, sono le possibilità che la Spagna rimanga nell'euro e per converso, diciamo, e per estensione anche altri paesi. Quindi la crisi ha avuto un'accelerazione in queste settimane e in qualche modo noi giustamente abbiamo parlato, ci siamo preoccupati, abbiamo anche adesso gioito per il risultato in qualche modo che scongiura sicuramente una situazione più difficile da gestire, ma in realtà. Ma si è tirato no un po' un sospiro di sollievo? Si è tirato, nel senso che secondo me se il voto avesse avuto diciamo, un segno diverso, le cose sarebbero state molto più complicate di quanto non lo sono oggi. Io non ho mai creduto agli scenari apocalittici, tuttavia non c'è dubbio che questo voto può sulla carta rendere, diciamo, la situazione che resta difficile un po' meno difficile di quella che sarebbe stata. Però ecco, con questa oggi novità forte, purtroppo non positiva, che l'area dell'euro si deve preoccupare delle banche spagnole, perché se non risolviamo quel problema, rinegoziato, memorandum, tutto il resto avrà purtroppo un esito molto, molto poco favorevole. Anche perché poi qualsiasi governo, davanti alla possibilità di un taglio di posti di lavoro, di dipendenti pubblici, insomma, è difficile da gestire, no? Ma vede, il problema della Spagna oggi pone un'alternativa secca: o si ridefinisce in maniera molto profonda una strategia sbagliata che l'Unione Europea, l'area dell'euro e in particolare, diciamo, guidata dalla Germania ha condotto fin qui, e allora si può riaprire anche un discorso di rilancio e di sopravvivenza dell'area dell'euro, o se insisteremo su un tipo di strategia che era sbagliata e resta sbagliata, cioè quella dell'austerità e dei soli tagli. A questo punto non si va da nessuna parte, ma non in Grecia, non si va da nessuna parte, secondo me, neanche nel cuore dell'area dell'euro, perché non dimentichiamo che la recessione sta a questo punto colpendo l'intera area dell'euro, non è più un fatto confinato ai paesi più indebitati e in crisi. Oggi c'è un effetto, diciamo, estremamente negativo di una ricetta sbagliata come quella dell'austerità a tutto tondo, che ha investito il cuore dell'area dell'euro. Ci ricordiamo quante volte è stato detto: non è una crisi dell'euro, è una crisi di alcuni paesi. Ecco, non è vero, non era vero, e oggi abbiamo, diciamo, la conferma che siamo di fronte a una crisi dell'area dell'euro, che come tale va affrontato. Per questo, diciamo, anche il contenuto della negoziazione che si aprirà in Grecia sarà molto diversa da quella che poi poteva essere disegnata fino a qualche tempo fa. Allora, per rimanere ancora sui fatti interni alla Grecia, quindi sulla definizione del nuovo governo, la dichiarazione che ha fatto il leader del PASOK, Theodore Andreadis, questa di rinnovamento, insomma, che i ministri verranno scelti tra i tecnici e comunque personalità che finora sono rimaste fuori dal Parlamento, come questo è stata percepita? È una duplice cosa, diciamo. Da una parte ci sono dei ministri del PASOK che
hanno pagato molto la politica di austerità imposta dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. E dall'altra parte il Partito Socialista, ma anche la Sinistra Democratica, non vogliono alzare sulle proprie spalle il peso politico di questo, delle scelte, che alcune saranno sicuramente impopolari, alcune di questo governo, perché dicono il centrodestra ha la maggioranza relativa e il primo ministro è il capo del centrodestra e la politica in gran parte, non del tutto, però in gran parte avrà indirizzi soprattutto di centrodestra, a questo punto onori ed oneri al centrodestra, è una mossa politica. Certo, c'è stata anche quest'altra mossa politica di Venizelos di dire creiamo però anche un comitato che dovrà decidere quali saranno i punti da rinegoziare, facciamoci entrare anche la sinistra di Syriza. Però la sinistra di Syriza ha detto al momento in cui non entro nel governo, non entro neanche nel comitato per ridefinire quali potrebbero essere il nuovo memorandum che si potrebbe firmare entro l'estate. Ecco, io sono... Che farà Syriza? E che farà Syriza? Syriza farà opposizione. Beh, penso, Alexis Tsipras di Syriza, non è che lo penso, ha dichiarato che farà un'opposizione vigile, dura, diciamo così, entro però ovviamente i canali della democrazia e cercando di mantenerla entro il Parlamento o comunque la protesta più che legittima. Io anche non credevo agli scenari apocalittici, sono molto sincero, nel senso io penso e pensavo, per non dire una cosa prima delle elezioni e una dopo, che se l'Europa ha e avesse voluto mostrare la volontà di tenere la Grecia dentro, comunque un punto di accordo si sarebbe trovato, sia con Nuova Democrazia che con Syriza, lo dico molto chiaramente, perché, ripeto, Nuova Democrazia comunque per tenere questo governo, per avere, vorrebbe almeno 2 anni di governo il centrodestra, deve far vedere alla gente che la recessione diminuisce, che la disoccupazione è al 23% e ci sono dei problemi proprio chiari. Cioè adesso entro giugno il Fondo Monetario aveva imposto dei tagli da 11 miliardi e mezzo, che succede? Ci sarebbero almeno 150.000 posti di lavoro da tagliare. Che succede? Adesso arrivano le dichiarazioni dei redditi con quanto si deve pagare e sarà molto di più per tutti i greci perché c'è dentro la tassa speciale sulla casa ed il contributo di solidarietà che prima erano scorporati. Che succede con la gente che non avrà da pagare? Cioè le cose sono proprio pratiche ed immediate, diciamo. Allora, però dobbiamo capire che cosa farà il Fondo Monetario Internazionale, professor Guerrieri, però si è detto pronto anche a discutere con il nuovo esecutivo di Atene. Beh, il Fondo Monetario Internazionale ha una posizione che deve in qualche modo riconciliare con se stesso, perché noi leggiamo, e io sono un attento lettore dei documenti ufficiali del Fondo Monetario a Washington, quando pubblica 2 volte l'anno l'Outlook, quando pubblica approfondimenti, e dice ormai da tempo una cosa: ci vogliono politiche di rigore, ma queste politiche di rigore vanno spalmate, diciamo, in un arco di tempo che le rendano sostenibile. Una politica di rigore eccessivamente concentrata e nel tempo e, diciamo, nelle sue dosi può essere letale per un paese. Questa è la posizione ormai del Fondo Monetario che rivolge un po' a tutti i paesi, diciamo, che devono, poi sono praticamente tutti che hanno un problema di debiti eccessivi. Poi però abbiamo seguito la vicenda in qualche modo della famosa troica in cui il Fondo Monetario è rappresentato e si praticava esattamente l'opposto, cioè ogni volta si rilanciava per quanto riguarda le richieste al governo greco e alla Grecia esattamente di fare nel tempo più breve, con dosi in qualche modo massicce. E allora qui c'è da capire gli spazi per rinegoziare, se Washington in qualche modo, Fondo Monetario, potesse spiegare bene a chi lo rappresenta nella troica quali sono i principi, e allora gli spazi anche per quegli aggiustamenti di cui si parlava prima ci sono, perché questo è ormai un, come dire, dato scientifico. Molte ricerche hanno dimostrato che se si sbaglia nella dose e nei tempi, il rigore si trasforma
in una sorta di diciamo boomerang e peggiora la situazione di un paese. L'abbiamo visto in Grecia, lo stiamo vedendo in qualche modo in altri paesi e quindi da questo punto di vista io credo che gli spazi ci siano, se naturalmente però, come dire, quello che dicevamo prima, si accetta una impostazione che non può essere quella che ci ha portato fin qui con i risultati disastrosi dal punto di vista dell'economia reale e soprattutto dal punto di vista, teniamo conto che se facciamo un confronto, l'Europa in termini di debito complessivo non solo non è riuscita a diminuirla dopo queste cure, ma è aumentato praticamente dappertutto. Possiamo chiederci in qualche modo se c'è anche qualcosa che dipende dalla medicina e non dipende solo dal malato che è troppo riottoso. Ecco, queste sono ormai domande che si fanno in troppi perché possano rimanere delle domande inevase. Allora, a proposito di tempi, all'Europa nel G20 che in corso si è chiesta più rapidità nelle decisioni per evitare un contagio globale della nuova ondata di crisi che la attraversa. Vediamo. All'Europa si chiede più rapidità nelle decisioni per evitare un contagio globale della nuova ondata di crisi che la attraversa, ma nel vecchio continente non pare ci sia molta voglia di farsi dettare i tempi dell'agenda, che comprende tra l'altro una maggiore integrazione bancaria dagli altri membri del G20. Ma dal vertice di Los Cabos c'è comunque chi esce con una speranza in più. J'ai bon espoir. Sono fiducioso che grazie al rafforzamento della cooperazione tra alcuni paesi la tassa sulle transazioni finanziarie potrà essere presto realtà. Quando dico presto, intendo nel 2013. Ma in Messico si è anche parlato di Siria, per il presidente Barack Obama un'occasione per ribadire la richiesta americana di una rapida transizione. Avremo anche l'opportunità di discutere della situazione in Siria e di arrivare a un approccio comune che possa porre fine al bagno di sangue che sta avvenendo e conduca a cambiamenti nel paese che penso tutti auspichiamo. Le posizioni però restano lontane. Pur riconoscendo il rischio di guerra civile, Russia e Cina non ne vogliono sapere di discutere piani che possano prevedere l'allontanamento di Bashar al-Assad. Allora, professor Guerrieri, alla fine di questo vertice tante le questioni che rimangono irrisolte. Questa cosa un po' non è una novità, l'abbiamo visto insomma in questi vertici che ci sono stati. Per quanto riguarda invece la richiesta che viene dagli altri leader, insomma, nell'ambito di questo G20, le richieste all'Europa, secondo lei, sono eccessive oppure vanno in un senso positivo? No, le richieste all'Europa sono giustificate dal fatto che se la crisi dell'euro non verrà arginata efficacemente, tutti pagheranno delle gravissime conseguenze, gli europei per primi, ma il resto del mondo lo seguirà. Il problema è che di queste richieste ne abbiamo sentite ormai da quanti G20 rivolgere. E queste richieste sono deboli anche perché vengono da paesi che poi non fanno a loro volta quello che si erano impegnati a fare. E questo G20 è stato un po' definito il G0, nel senso che poi non si capisce bene a questo punto che incidenza sia in grado di avere. Da quello che si capisce, poco niente. E allora purtroppo questa pressione sull'Europa, che sarebbe anche salutare se in qualche modo spingesse a fare prima e più efficacemente quello che serve, io temo che resterà in qualche maniera molto poco, cioè non servirà poco niente. Ecco. Ha fatto molta impressione anche in Grecia questa dichiarazione del Presidente del Consiglio Monti, che tutti si riposizionano un po' come un navigatore satellitare in questo momento. Ecco, speriamo che poi dopo i vari riposizionamenti capiscano qual è la posizione più o meno definitiva, perché sennò è un po' difficile. Perché effettivamente la sensazione che abbiamo avuto è che ci si muova in ordine sparso a livello di G20 e gli europei del G20, i paesi europei, non si è in qualche modo individuata una grande questione su cui siano riusciti ad avere una posizione concordata unitaria. Ecco, questo naturalmente non è un buon viatico per gli incontri
così importanti che poi avremo. Speriamo che abbiano tenuto le carte coperte, come intanto si dice. Barroso, il Presidente della Commissione europea, ha assicurato che invece il vertice di fine mese sarà effettivamente decisivo. Questo un po' rincuora? Tutti auspichiamo che sia decisivo. Ci si aspetta soprattutto, da un lato, tre decisioni su tre aree fondamentali, che sono la possibilità in qualche modo di dire qualcosa e di fare qualcosa sul piano della ristrutturazione, l'eccesso dei debiti sul tavolo, il piano della liquidità, cioè come dare tempo attraverso la liquidità ai paesi, il piano della crescita. Sono queste i tre tavoli. Ora, non è che bisogna che il fine mese si decida la strada di qui al 2000 e chissà quando. Bisogna prendere delle decisioni che mostrino che i paesi dell'euro hanno una direzione e sono in qualche modo in grado di tenere questo tipo di direzione, cioè hanno un programma per quanto riguarda queste tre, diciamo, aree fondamentali. Se invece verranno fuori alcuni provvedimenti che, come dire, senza collegamento, che cercheranno di arginare questo o quel tipo di crisi, avverrà quello che è avvenuto in questa ultima settimana, cioè che di fronte anche a fatti positivi, perché le elezioni in Grecia lo sono state, perché anche 100 miliardi di decisione di risorse da stanziare per il sistema bancario in altri tempi lo sarebbero stati, in realtà non hanno nessun impatto, perché quello che si vuole capire è: sapete dove state andando? Questa è la domanda che fanno i mercati oggi ai paesi europei, e la risposta che hanno leggendo le decisioni prese è: no, non lo sanno, e quindi continuano a scommettere ora su questo, ora su quello, perché gli anelli deboli purtroppo stanno aumentando, non diminuendo. Sembrano delle sabbie mobili, nel senso, spinta alla Grecia e sposta alla Spagna. Purtroppo sì. Poi c'è stata questa proposta del Presidente del Consiglio Monti, non si capisce se verrà adottata o no, per garantire i depositi bancari, perché aveva detto una garanzia europea, ma l'aveva detto già dalla settimana scorsa. Credo che ci siano delle resistenze comunque tedesche. Si controllerà o no, in qualche modo, con un meccanismo, sempre Monti che aveva parlato, lo spread? Adesso non se ne è parlato al G20, però se ne dovrebbe parlare a Roma e poi nel vertice europeo di fine mese. Cioè, credo che siano delle cose concrete. Da discutere. Naturalmente ci sono delle cose che si possono fare a breve e quindi metterle subito in atto, e ci sono altre che possono essere fatte anche nel tempo, ma oggi si deve dare la conferma che si arriverà lì. Questo è, invece manca, e quindi il discorso cosa fare per il sistema bancario. È evidente che se si vuole in qualche modo evitare una corsa via dalle banche della Spagna, della Grecia, ma anche poi domani dell'Italia, perché questo è il problema, l'interdipendenza è assolutamente così elevata che non è possibile parlare di nessun area, come dire, che non sia a rischio. Ecco, se si vuole evitare questo, bisogna mettere sul tavolo qualcosa di molto concreto. Subito potrebbe essere il mostrare che di qui a qualche tempo si sta già decidendo per una garanzia comune, per la possibilità in qualche modo di un'agenzia che possa monitorare quello che in parte, diciamo, si sa, perché il problema non è inventarsi nuove cose, è farle. Cioè, ecco, quello che io penso che sia greco ma sia anche europeo, e che quello di cui si parla molto in queste ore ad Atene, è che il rischio è che si dia una dilazione, si decida una dilazione per la Grecia e si dica, adesso grossolanamente, quello che doveva essere tagliato e pagato fra un mese lo paghiamo fra un anno. Per 6 mesi, 8 mesi, un anno la situazione relativamente si tranquillizza e poi si ritorna da capo a 12. Detta molto onestamente, la Grecia non è un paese industriale come la Germania o la Francia, ma neanche il nord dell'Italia. La disoccupazione dall'8% che era andata al 23%. In questa situazione, cioè molto concretamente, ci si deve sforzare e capire, è possibile in questa recessione tagliare dei posti di lavoro? Oppure mantenere le persone a part time a 300 euro per rendere l'economia concorrenziale? Non è facile trovare una soluzione, ma andare ancora di più verso il baratro
non è possibile. Insomma, siamo entrati in un circolo vizioso da cui è difficile uscire, ma ci si deve sforzare. Senta, Teodoro, lei in questa tornata elettorale di recente è stato in Germania. Che tipo di reazioni ha osservato? Ma io sono stato in Germania, a parte le reazioni ufficiali che abbiamo visto, che erano piuttosto discordanti, diciamo così, perché mentre il ministro degli esteri Westerwelle diceva no, beh, potremmo pensare almeno ad un allungamento dei tempi, 12 ore dopo è uscita la Merkel, ha detto no, assolutamente rimane tutto valido, non se ne discute, e quindi uno rimane un po' così. Però ho visto anche, ho parlato anche con dei greci che vivono in Germania, e ho visto che ci sono due atteggiamenti: o l'atteggiamento dei tedeschi che dicono no, noi non vogliamo più pagare per la Grecia, assolutamente no, perché la Merkel non ha spiegato esattamente quello che succede alla sua opinione pubblica, e perché abbiamo sentito anche Monti e Hollande che hanno detto giustamente che il 40% dei prestiti alla Grecia viene dalla Francia e dall'Italia, quindi questi due paesi insieme danno la maggioranza dei soldi, oppure quelli che, pochi in Germania, che hanno un atteggiamento compassionevole. Però quello che manca, io credo, è un atteggiamento, cioè si vuole correre da soli, la Germania vuole correre da sola e quindi mettiamo a rischio l'euro e poi le esportazioni tedesche vanno come vanno, oppure c'è una dimensione europea e quindi si cerca o di ripensare proprio il concetto dell'euro, perché forse un'economia forte centrale ed altre meno forti periferiche così strettamente insieme non ci riescono a stare, o se ci vogliono stare davvero, allora ci vogliono delle compensazioni, ci vogliono degli aiuti solidaristici molto forti. Almeno questa, io mi occupo più di politica e meno di economia, ma da 2 anni e mezzo che seguo questa crisi ho capito un po' questo, non so il professore cosa ne pensa. Che ne pensa? Penso che in realtà, da un lato, le cose che vanno fatte sono a breve quelle che abbiamo in qualche modo dette, cioè rivedere dei piani di ristrutturazione e austerità e rigore che non sono percorribili nei tempi e con le modalità, significa in qualche modo pensare a forme di gestione comune sia sul piano delle banche sia sul piano in qualche modo della ristrutturazione dei debiti. Però quello che è molto importante è in qualche modo questo. Io credo che cercare poi, come dire, la corresponsabilizzazione di tutti i paesi, anche della Germania, ma qui bisogna fare leva soprattutto sull'egoismo dei paesi, perché da questa crisi, se si esce con una situazione poi di irreparabile crisi dell'intera area, non c'è nessun paese in grado di salvarsi. Quindi non è, come dire, generosità, non è altruismo, ma è un sano egoismo che potrebbe in qualche modo giustificare, per esempio nel caso della Germania, il fatto di voler spendere oggi 1 per evitare domani di pagare 10, perché questa è la proporzione. Sembrerebbe, dice, come noi dobbiamo oggi pagare dei costi. Sì, si possono pagare dei costi oggi pari a 1, perché sull'altro fronte c'è il rischio di un danno complessivo che anche nel caso tedesco è 10 volte il costo. Questo però è compito dei politici spiegare ai cittadini di un paese, e in questo invece c'è stata una forte carenza. Si è solo detto: come volete che noi spendiamo 1, senza dire che cosa quell'1 può scongiurare. Ecco, qui bisogna che naturalmente si cambi registro, perché non si può dire non vogliono sopportare un costo di 1. Certo, se non gli si spiega a che cosa è finalizzato, nessuno vuole semplicemente addossarsi dei costi. Moltissimi sottolineano che la Merkel ha proprio un vuoto, una deficit di comunicazione, sì, verso i suoi elettori, sì, verso i tedeschi in generale. Da un lato sottostima e esalta le capacità di tenere sotto controllo l'intera situazione e sbaglia, e dall'altro non vuole in qualche maniera entrare, naturalmente, in discorsi che non piacciono a nessuno, ma la politica non può essere semplicemente quello di solleticare poi il consenso a brevissimo. Ecco, io credo che su questo piano almeno anche dal vertice di fine mese possa venire perlomeno un approccio diverso, perché già sarebbe un grandissimo passo avanti, perché usciremmo da questo no, io non voglio i greci, gli italiani, perché questo ha poi
come dire, avvelenato secondo me il clima e ha rilanciato un nazionalismo che è patetico, perché in qualche maniera non è praticabile. Ha aperto quasi ferite patetico della seconda guerra mondiale, sì, insomma, di scontri molto forti. E tra l'altro sta rimettendo in discussione invece riforme, ristrutturazione, sacrifici che a partire dall'Italia, in Grecia, in Spagna si stanno facendo e sappiamo che servono, perché poi siamo tutti paesi che in qualche modo hanno molto da cambiare per potersi rilanciare. Quindi sarebbe gravissimo a questo punto, come dire, annullare questo tipo di nuovo atteggiamento e nuova disponibilità semplicemente per un'ortodossia, un dogmatismo che è poi basato sul nulla, perché come detta sappiamo molto così concreta, vediamo se tra il vertice di Roma e quello di fine mese questi eurobond a breve termine, non troppo lunghi, non troppo traumatici, la Germania in qualche modo li potrà accettare e fare questa modifica costituzionale che pare debba fare per poterli accettare. Ma io gli eurobond mi accontenterei di tante cose prima, perché c'è da fare così tante cose prima che gli eurobond possono benissimo seguire. Però perché sono un segnale, insomma. Lo so, ma se si comincia dalla cosa più difficile poi diventa... Quindi io in realtà i segnali me li aspetterei su cose che sono molto più praticabili. Per esempio, siamo come in chiusura, segnali su cosa? Ma la cosa, diciamo, più importante di tutti sarebbe quello di poter in qualche modo autorizzare, non c'è bisogno di cambiare i trattati, i fondi salva stati ad sostenere il corso dei titoli sovrani e evitare quindi queste montagne russe degli spread. Questo si potrebbe decidere se naturalmente c'è un consenso da parte dei paesi. Questo sarebbe un segnale enorme. Una proposta Monti o le tante varianti che sono sul tavolo. La proposta adesso, diciamo, mettiamola là, che diventerà Monti, Rajoy, Hollande, Samaras. Questo sarebbe già un grande segnale e i mercati lo leggerebbero immediatamente. Allora, staremo a vedere. Grazie al professor Paolo Guerrieri, grazie a Teodoro Andreadi Singellakis. Io vi ricordo alle 18 l'appuntamento con la trasmissione Agenda Italia e con Linea Mondo. Arrivederci a domani.